Sábado mi esposo, desposata será tutto diverso e vivrò in un'altra casa. Per fortuna sarà una di queste, qui al villaggio, perché se mi capitasse come a Pepa, non se ce la farei. Finire in una casa di contadino lontano e lasciare la famiglia per non vederla mai più deve essere, che Dio mi perdoni, una vera disgrazia. Mi novela, L'ultima neve di primavera, habla de dos mujeres que están separadas por la distancia de 80 o 100 años, pero que tienen vidas paralelas y sufren y lo superan por igual. Il mio ultimo romanzo, L'ultima neve di primavera, parla di due donne separate da un periodo di circa 80-100 anni, ma che hanno qualcosa in comune, cioè un patimento, una sofferenza che però riescono a superare. Spero che leggendo questo libro si apprenda a superare i propri problemi senza sperare che venga nada di fuori. Es decir, que en todas las circunstancias se puede sufrir mucho, todos podemos sufrir mucho, aunque... La scoperta che si fa, quello che si impara leggendo il mio libro, almeno quello che io spero che si impari, è a superare i problemi contando solo su noi stessi. Perché è vero che viviamo in una società fantastica, è una società di benessere, però comunque i problemi possono arrivare. Ed è importante che ognuno di noi impari a superarli da solo senza aspettare l'aiuto di nessuno. El libro tiene 250 páginas, más o menos. He tardado en escribirlo 3 meses y he trabajado pues, dos horas diarias y no me acuerdo qué más. Nunca pierdo horas de sueño por escribir ni por pensar lo que tengo que escribir, porque si no estoy dormida la mañana siguiente y no me sale. Saludo a los lectores de Gioia porque me van a leer en italiano, una lengua que considero dulce y muy próxima a la mía, que es el catalán. Y estoy encantada de poder llegar a mucha más gente y en este país que ha vivido muchas cosas que se parecen a lo que está pasando aquí. Un saluto hai rivolto ai lettori di Gioia perché leggeranno il mio libro in italiano, la loro lingua, che è una lingua che io ritengo essere molto simile e dolce allo stesso modo come la mia, cioè il catalano, e perché credo che molte delle cose che leggeranno somigliano molto alle cose che hanno vissuto.